Allora, con Roberto Cazzaniga, una vittoria netta, importante, perché allontaniamo una squadra importante dalla nostra classifica. Sì, ne allontaniamo una e continuiamo a tenere il ritmo nostro. Questo fa presagire un buon campionato e poi un buon ritorno, appunto per il ritorno del campionato. Adesso cerchiamo di metterci il più spazio possibile con quelle dietro e cerchiamo di andare a prendere quelle davanti. Ma alla fine la prova di maturità della squadra c'è stata? Sì, diciamo che comunque abbiamo tenuto botta al loro rientro, cosa molto importante per noi. Il problema è che non si può far rientrare una squadra di questo livello, perché comunque, come hai detto te, fuori uno ce n'è un altro. E quando tu hai 7, 8, 9 giocatori che possono giocare tutte e 9, inizia a essere difficile. Quindi bravi noi a tenere botta fino alla fine. Adesso c'è la sacrosanta pausa natalizia, doverosa anche per riprendere un po' di energie da parte nostra, ma ti chiedo a questo punto di fare gli auguri di Natale e di buon anno a tutti di voi. Ragazzi, veniteci a vedere perché c'è da divertirsi, soprattutto contro le più quotate. Un buon Natale a tutti, un felice anno nuovo. Allora, una vittoria importante contro una squadra importante che però alla fine ci ha messo veramente in difficoltà solo nel terzo set. Sì, siamo veramente stati in difficoltà solo nel terzo set, abbiamo preparato bene la partita e siamo riusciti nei primi due a mettere in pratica un po' quello che avevamo detto nello studio della partita, quindi tutto sommato siamo riusciti a tenere sotto controllo questa squadra che, come hai detto anche tu, è una squadra veramente da prendere con le pinze, perché è una squadra talmente imprevedibile che può scapparci pure il risultato a sorpresa. Siamo stati bravi nel terzo anche a non perdere la concentrazione, a rimanere sempre attaccati al set e alla fine questo ci ha premiati con la vittoria per 3-0 che ci consente di andare di trascorrere le feste natalizie con più tranquillità. Sì, ultimamente riusciamo, anche quando abbiamo i momenti di difficoltà, riusciamo a rimanere comunque tranquilli, ma con la giusta concentrazione, quindi con il giusto impatto sportivo che ci vuole comunque per continuare a credere fino alla fine di poter comunque ribaltare la situazione. Anche oggi è capitato nel terzo set, siamo riusciti a farlo e questo chiaramente ci rende più consapevoli della nostra forza. Fine anno, tempi di bilanci, un 2015 che possiamo definire ultra positivo per la BCC Net. Beh, 2015 molto positivo, insomma veniamo da un anno, l'anno passato, che è stato bellissimo e stiamo mantenendo il trend, nel senso che stiamo continuando, diciamo, sulla falsa riga dell'anno scorso, quindi che dire, ci auguriamo di poter avere un 2016 altrettanto bello, anche se sarà molto duro. E quindi questo è l'augurio che fai anche a tutti i tifosi. Ma intanto da parte di tutta la squadra, della società e dei nostri ragazzi, un augurio sincero di cuore di buon Natale e di felice anno nuovo. E poi, insomma, il nostro intento è quello di riproporci per il prossimo anno e chiaramente con lo stesso spirito di quest'anno.